zitto. Sì, grazie Presidente. Bene, poche ore fa qui in Aula alla Camera dei Deputati abbiamo commemorato giustamente, ci mancherebbe altro, un eroe che si chiamava Nicola Callipari. Molto spesso, Presidente, parliamo dei due fucilieri di Marina. Poco spesso, Presidente, a me è stata data risposta ad un'interrogazione. Continuiamo a parlare di Giovanni Loporto, che è un cooperante italiano ormai da 2 anni, rapito di cui non si sa più nulla. Ora, a me è stato risposto ad un'interrogazione. A questa interrogazione non è stata data una risposta, nel senso che il governo italiano evidentemente non ha delle notizie rispetto alla persona e sicuramente non sa neanche dove andare a parare, sicuramente. Bene, io chiedo che la Presidenza si faccia portavoce di questo messaggio. Io, Presidente, ho sentito un'amica di Giovanni Loporto, una cooperante anch'essa. Lei mi ha detto che per quasi 2 anni alla famiglia è stato consigliato, giustamente, anche riserbo, rispetto a questa non trattativa che c'è stata nei confronti dei rapitori. Io penso che il silenzio a questo punto si debba rompere. Si debba rompere chiedendo, in maniera forte, in maniera importante, e spero che la Presidenza in questa veste lo faccia, chiedendo al nuovo ministro, alla dottoressa Mogherini, insomma, che si attivi al più presto per avere delle risposte certe, ma soprattutto per avere delle risposte brevi nei confronti di una persona che sono 2 anni, di cui non si sa più nulla, e evidentemente la famiglia versa in uno stato piuttosto triste, non sapendo più che fine ha fatto il proprio figlio. Grazie. La ringrazio, Rizzetto.